Tante problematiche nell'agricoltura che oggi non ce la facciamo più a sostenere le spese. Siamo a rischio fallenza, di chiudere totalmente le aziende per il rincaro gasolio, le materie prime, i fitosanitari, tutto questo eccetera, le concimazioni, tutto. Sono arrivati alle stelle e il prodotto lo sempre svendiamo, sempre svenduto. Di qualsiasi prodotto parliamo, sempre viene venduto al 50% della produzione. Spendiamo uno e ritiriamo 50. Niente, noi soltanto tutto, ripeto, quello che noi facciamo tutti i giorni, lavorare nei campi, ormai siamo abituati anche alla polvere, ai sudori, ai sacrifici che in famiglia noi facciamo. Quindi produrre e portare sui nostri tavoli e farvi consumare e consumare quello che noi produciamo nel Made in Italy è una cosa molto bella, e sapere che mangiamo cibo sano e biologico. E credo anche che i nostri politici non credo che vogliono loro tirare questa politica, perché sono anche loro consumatori e alla fine della storia scenderanno anche con noi per protestare, perché anche loro sono consumatori. Perché ripeto, grilli, insetti, e a dare una somma dove dicono non lavorate perché poi ci pensiamo noi per questi multinazionali, non va bene. E io personalmente, in primis Crotone, non l'accetto. Di capire, di rispettare i sacrifici che abbiamo fatto, sennò che cosa facciamo, specialmente nel settore della zootecnia? Che faccio? Mi mangio la carne sintetica, il formaggio sintetico e abbatto il mio bestiame? Questa è una mancanza di rispetto per chi ha lavorato, chi ha voglia di fare, chi ha voglia di lavorare e chi ha trasmesso da padre in figlio una passione che ormai pure lui vorrà continuare. Che faccio? Interrompo? Io non interrompo, fatelo voi.